Quest'anno era il primo derby vero e proprio importante che giocavo, quindi per me è stata una sensazione ancora più bella. Quando lo vedi da fuori, vedi comunque il derby di Milano sempre tutto pieno, in campo grandissimi giocatori, e trovarci a giocare è veramente bello. Ho avuto magari un po' di alti e bassi durante la stagione, però è normale che l'ho avuti, perché comunque non ero abituato comunque a giocare così tante competizioni come quelle di quest'anno, e quindi ogni tanto ho avuto qualche calo fisico, però sono abbastanza contento. Io adesso mancano 10 partite, cercherò di fare il massimo perché ci tengo a essere riscattato, e per me sarebbe bellissimo rimanere qui. La conclusione è 2-0. Napolitano raddoppia l'Inter. Ti do due dati e tu mi dici cosa ne pensi. Matteo Politano è il primo giocatore dell'Inter per dribbling riusciti e occasioni create. Ma diciamo che è la mia caratteristica, comunque io cerco sempre di puntare l'uomo, comunque giocando esterno cerco di venire dentro, e quindi sono le mie caratteristiche. Controlli palla, rientri sul sinistro e poi calci sul secondo palo. È un movimento che si allena, una giocata che si allena? Sì, io cerco di allenarlo quasi tutti i giorni, mi fermo spesso con Samir a fine allenamento e magari proviamo sia io che lui. Allo stadio si sentiva un tifoso, diceva: fino al tiro sembra Robben. Il problema è dopo. Ma Robben è uno di quelli che mi è sempre piaciuto, perché comunque lo vedevo simile a me, comunque anche se molto molto più forte di me, però lo vedevo un modello comunque da prendere. A volte mi fermo un attimo, invece dovrei attaccare la porta, quindi quello c'è tanto da migliorare. Sono uno che non riesce tanto a gestirsi, cioè vorrei andare sempre in avanti, comunque cercare di dare sempre il massimo finché ce la faccia. Quanto ti senti importante in questo gruppo? Ma non è... Bella domanda questa. No, non è che mi sento importante, comunque bisogna tutti sentirsi importanti, comunque siamo giocatori tutti di livello alto, e quindi l'importante è che ognuno di noi dà il 100%, perché quando va in campo basta che uno comunque dà il 90% e già comunque la squadra fa fatica. Di recente hai detto Spalletti non è mai stato in discussione, che rapporto hai con lui? No, io ho un bellissimo rapporto, comunque parliamo spesso, comunque lui mi dà tanti consigli, soprattutto di essere più vicino alla porta, di essere più cattivo, infatti un po' è quello che mi manca. Il mio preferito è comunque quello che sto facendo adesso all'esterno, però anche l'anno scorso a Sassuolo con Iachini ho fatto la prima punta insieme a Berardi e diciamo che mi sono trovato bene. Un ruolo che ti piacerebbe rifare? Sì, magari, perché no. Con chi è che hai legato di più quest'anno? Ma con Raja, comunque con Berni, Padelli, Ranocchia, comunque un po' sto bene con tutti. Come mai così tanti portieri? Ma diciamo che negli anni ho sempre legato tantissimo con i portieri io. Sia comunque a Sassuolo che a Pescara, sono uno che lega tanto con i portieri. Perché ti fermi a fine allenamento? Anche per quello.